Il Museo Galileo, istituto di storia della scienza, è l'erede di una prestigiosa tradizione di collezionismo scientifico che si sviluppa intorno alla centrale importanza conferita dai Medici e dai Lorena ai protagonisti e agli strumenti della scienza. Il Museo Galileo potrebbe essere considerato l'equivalente degli Uffizi per la storia della scienza. Fondato nel 1927, il museo ha sede nell'antico Palazzo Castellani, dove fin dal 1930 è ospitata la ricca collezione di strumenti scientifici formata nell'arco di 3 secoli dai Granduchi di Toscana. Tra i preziosi strumenti, espressioni materiali della sapienza scientifica e artigianale del tempo, spiccano per bellezza e importanza storica la grande sfera armillare di Antonio Santucci e gli unici 2 cannocchiali sopravvissuti di Galileo. Ricordare Galileo oggi è ricordare una fase essenziale della storia della scienza. È stato uno dei protagonisti che hanno iniziato la scienza moderna. Oltre al patrimonio museale che occupa 2 piani dell'edificio, l'istituto comprende un centro di ricerca, una biblioteca specializzata di storia della scienza, un laboratorio multimediale che produce mostre e applicazioni digitali, e un laboratorio didattico che intrattiene i rapporti tra museo, scuola e famiglia. Tutte le attività, compresa la visita virtuale all'intera collezione, sono accessibili attraverso il sito web istituzionale.